Il giorno 4 maggio scrivevo su Facebook e su Instagram queste parole. Dopo il mio viaggione ho avuto modo di conoscere meglio il Dominator. Starci seduto 8 ore al giorno inevitabilmente ti fa conoscere, apprezzare, testare tutte le cose della moto. Tornato mi sono messo in testa di avere la necessità di una moto di cilindrata maggiore e più adatta alle mie dimensioni. Così nelle ultime settimane ero propenso a fare questo passo, tenendo comunque sempre il Dominator. Ma perché? Una moto nuova mi avrebbe dato la possibilità di avere un mezzo a cui non ci devi pensare più di tanto e fare chilometri. Con sospensioni moderne, motore bicilindrico, freni più performanti, eccetera, eccetera. L'idea era quella di fare un bel upgrade. In fondo il Dominator con i suoi 55.000 km, anche se gira da Dio, avrà sempre bisogno di piccoli interventi per via dei suoi quasi 30 anni. E mentre lo guido ho sempre un orecchio su rumorini e vibrazioni anomale, come se stessi aspettando qualcosa. Il che mi faceva pensare che non valesse la pena, dato il valore della moto. Oggi però sono giunto a un'altra conclusione, dicevo il 4 maggio. Mi sono detto che con una moto nuova avrei avuto solo più pensieri, più debiti, più pensieri, più paura nel rovinarla e non riuscire a godermela pieno. Ansia che te la rubano, malumore e cristonate per ogni graffio che avrebbe subito. Così, il 4 maggio ho detto che per me era meglio il Dominator, tenendolo e sistemandolo, sfruttandolo il più possibile in modo totalmente spensierato. Concludevo il mio post dicendo: meno pensieri, meno spesa e più divertimento libero, con una moto facile che se si rovina un po' non mi cambia la vita. Anzi, ogni graffio è come una cicatrice di cui custodisci il ricordo e gli insegnamenti. Dunque, il 4 maggio ho scritto questo post come rinnovo delle promesse. Eccoci qua. Ciao ragazzi, allora oggi vi faccio vedere. No, non vi faccio vedere niente. Voglio prima iniziare dicendo che sono molto dispiaciuto perché, come avrete intuito dalla prefazione del video, ho dovuto dare via il Dominator. Sì, il mio Dominator, quello con cui ho fatto il giro dell'Italia. Non c'è più, l'ha preso un ragazzo di Iseo, spero che ci si diverta tantissimo. Io nel frattempo voglio spiegare quali sono state le dinamiche che mi hanno portato a cambiare moto e che cosa ho preso soprattutto. Allora, iniziamo dal mio ritorno dal viaggio. Quando sono tornato dal viaggio di un giro per l'Italia, contentissimo di come è andato col Domi e tutto quanto, mi sono detto che avevo bisogno di una moto un po' più moderna per tante diverse cose, sicurezza, il motore è proprio affidabile, anche se il quello del 2000 è super affidabile, però comunque la moto ha i suoi anni, quindi chiaramente insomma, bisogna sempre stare un po' sul chi va là. E quindi avevo bisogno di una moto con meno chilometri. Avevo pensato inizialmente al Tenere, il Tenere 700. Sono andato a vederlo in concessionaria, bellissimo, mi piaceva parecchio. Però era fuori le mie portate economiche, quindi ho dovuto rimaneggiare un attimino le cose e sono finito su una moto che vi farò vedere fra poco, che è quella che in verità nel mio immaginario di moto ideale è sempre stata lì, perché mi è sempre piaciuto tantissimo a livello estetico, a livello di dimensioni, tutto quanto, si sono combaciate un po' di cose e è stato possibile fare questo passaggio. Perché ho dovuto separarmi dal Dominator? Allora, i motivi principali sono due. Il primo e principale è che ho avuto delle spese impreviste e quindi avevo bisogno di grana. Non potevo tenere due moto, e oltretutto due moto molto simili perché quella che ho preso era la stessa cilindrata, la stessa tipologia di moto, quindi era un po' un controsenso. E quindi niente, nel giro di una settimana, come avete letto, avete sentito da quello che leggevo prima, ho
deciso di cambiare moto, tradire il mio dominator con tantissimo dispiacere e basta. E adesso però ho una moto di cui sono stra soddisfatto, mi piace tantissimo, mi sento molto sicuro, si guida da Dio e quindi non mi resta che farvela vedere. Ma prima vi voglio chiedere una cosa: se vi piace questo video, se vi piace questo canale, seguitemi, mettete un like al video, commentate, chiedetemi quello che vi pare. Così creiamo un po' di interazione e mi piace sempre fare queste cose. Su Instagram ho annunciato la moto in questione, l'ho chiamata in un modo buffissimo, però vabbè. Se mi seguite già su Instagram avete capito già di cosa si tratta. Se non mi avete seguito su Instagram e mi vedete solo qua su YouTube, vi faccio vedere adesso che arriva la nuova compagna di avventure. Eccolo qui, lui è il mio XT660Z tenere della Yamaha, una moto particolarissima che mi piace da morire, è venuta benissimo, monta gli scarichi le vince che gli ho messo io e qualche modifica estetica come le barre paramotore della HID, maggiorato, i paramani della Buckbuster, e sta arrivando anche un portatarga un po' ridotto perché quello originale è un po' troppo lungo, esteticamente perfetto, e stanno arrivando anche le K60 dell'Edenau. È molto confortevole il viaggio e quindi sicuramente potrò arrivare molto molto lontano e sono molto fiducioso di questo. In programma ci sono già tantissime mete, quindi non vi resta che rimanere sintonizzati, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram ovviamente. Un saluto da Luca e dalla mia nuova moto che ho chiamato Tenerone. Ci vediamo presto!